Giovanni Pagliari si debutta con una vittoria al Brianteo, forse è il sogno di ogni allenatore iniziare con una vittoria così bella. Sì, forse se avessi potuto non avrei immaginato mai un debutto così bello. Sono contento per me ma soprattutto per i ragazzi, perché ho trovato un gruppo che aveva bisogno un po' di morale e penso che hanno dimostrato grande carattere, grande voglia. Due volte in svantaggio, vincere 3-2 una partita così non era facile. Quanto c'è di Giovanni Pagliari in questa vittoria? No, a merito dei ragazzi. Questo è un gruppo che c'ha bisogno di grande fiducia, è un gruppo che deve lavorare molto, perché io ho visto molte cose che non mi piacciono, loro lo sanno, che io sono molto esigente, però la vittoria va a loro perché lo merita. Timidamente si è avvicinato verso la curva alla fine della partita. Sì, una volta lo facevo quando facevo gol, ma adesso non ho più l'età. Quanto le ha battuto forte il cuore questa sera, Presidente? Ho detto al mio medico di provare i battiti perché oggi è una partita da cardiopalma, però onestamente c'è stato un andare e vieni di cose, di susseguirsi delle cose, perché abbiamo subito il gol, abbiamo pareggiato, abbiamo subito un rigore che ahimè non era fuori area un metro, però cioè, l'arbitro l'ha visto dentro, per cui il rigore è stato assegnato. Poi dopo abbiamo raggiunto il pareggio sul 2-2, dopo c'è stata quella bellissima esplosione di gioia quando Vicari ha segnato il 3-2. Comunque il calcio è bello anche per questo, per noi oggi era fondamentale portare a casa i 3 punti. I ragazzi hanno tentato in tutti i modi per far questo, sono contentissimo, mi riempie di gioia, è una vittoria che spero che anche va dedicata a mister Sondoni. Molti di noi però sono convinti che il Monza di una settimana fa questa partita non l'avrebbe mai vinta, è d'accordo? Beh, il Monza era abituato a fare anche queste imprese, se vi ricordate 2 anni fa e anche qualche partita l'anno scorso dove partivamo con handicap del gol, poi dopo rimontavamo. Cioè, oggi tutta la squadra ha cercato di vincere, quello che mi fa sperare per il futuro è questo. Cosa può dare mister Pagliari a questa squadra rispetto al suo predecessore? A Pagliari può dare un po' di allegria, un po' di distensione che serve anche per i giocatori, cioè sono due allenatori diversi da quello che io ho potuto vedere adesso all'opera solo 5 giorni Pagliari, per cui invece Sondoni ho avuto così la facoltà di vederlo per 2 anni e qualche mese assieme. Sondoni è un grande lavoratore, uno che non fa cadere niente, cioè ahimè la professionalità. E invece da quello che ho visto Pagliari, cioè anche lui vuole la professionalità, ma certe volte il dialogo con i giocatori, parlarci con i giocatori puoi ottenere molto di più. Questa società ha un'anima bergamasca, oggi c'era anche un giocatore che ha dato un po' l'anima bergamasca a questa squadra, che è stato Breviario, che secondo me è stato il migliore in campo, un giocatore finalmente recuperato, un'altra scommessa vinta da lei. Beh, io Breviario lo conoscevo quando c'era l'Atalanta, dopo l'ho perso di vista. E poi dopo mi ha detto che ha avuto quell'infortunio lì, ma io so il carattere che ha questo ragazzo qua, credo in lui e penso che se troviamo il Breviario che conoscevo io è un grande lottatore come l'ha dimostrato oggi. Domenica Super Derby con la Cremonese, una sfida di grande fascino al Brianteo contro la Cremonese dei big Zauli, Graziani. Ma c'è un big che io conosco bene che è Emiliano Mondonico, per cui era presente qua oggi. So che lui gioca butti scherzi, io spero che Pagliari lo legga bene la partita, perché Emiliano è uno che legge bene le partite e mette dei trabocchetti che io so, per cui spero. Pagliari è un ragazzo eccezionale che vede la lettura anche lui come penso come Mondonico, poi dopo verrà l'esperienza che ha avuto, che ha avuto Mondonico, è un'esperienza di fama internazionale, per cui è un allenatore di tanto rispetto, però io voglio vedere il Monza che ho visto nel secondo tempo di oggi e penso che sarà una bella battaglia. Tutti allo stadio domenica? Beh, spero che il pubblico oggi si sia divertito, ho visto gli spalti e giuire di gioia al terzo gol e spero che domenica molta gente che sentono questa partita qua vengano allo stadio, perché sarà una bellissima partita. Abbiamo detto il presidente Benigni, questa società ha un'anima bergamasca, ma oggi in campo c'era anche un animo bergamasco da parte tua, uno dei migliori in campo, grande prestazione, il Monza è tornato alla vittoria. Sì, una vittoria importantissima perché è un periodo difficilissimo per noi. Purtroppo il mister Sondoni sappiamo com'è andata, dispiace sempre, è arrivato un nuovo allenatore, incomincia un nuovo ciclo. Ed era una partita importante soprattutto per me, anche perché era 2 anni e mezzo che non facevo una partita titolare.
per cui inutile dire le motivazioni, ero carichissimo e sono contento che sia andata bene, primo perché abbiamo vinto e secondo perché ha fatto una buona gara. Cos'è cambiato con Pagliari? Si è scritto che c'è stato qualche sorriso in più in allenamento, qualche battuta in più? Ma sicuramente forse caratterialmente un pochino meno duro, meno rigido, poi si sa che magari quando cambi l'allenatore c'è quella scossa in più, quella forza che viene da dentro, un po' di orgoglio che tante volte ti fa fare delle prestazioni come quelle di stasera. Ti aspetti di giocare anche domenica nel big match contro la Cremonese, sinceramente? Sinceramente me lo auguro. Poi è inutile che ti ripeta sempre le solite cose, insomma, noi siamo tutti a disposizione del mister e le scelte che fa lui dobbiamo accettarle serenamente e allenarci bene in settimana. Me la dici una cosa sinceramente, con Sonzogni c'è stato qualcosa che non andava più bene? Sinceramente questo non lo so, anche perché credo di non essere magari la persona più adatta a dirlo, visto che comunque ho fatto solamente due ispezioni di gara. Probabilmente queste sono domande che vanno fatte più che altro alla società, non a noi.